Basso, buonasera, Ilaria Bianchi, buonasera, benvenuta. Buonasera a tutti. E allora andiamo a Roma perché c'è una città, un pezzo di città, un bel pezzo grande di città. Lukaku non possa o debba accettare dopo il primo di settembre, essendoci ancora. Vero, confermo. Lo fermi? È bravo. Su Samardžić almeno imminente, anche perché l'Udinese è concentrata sulla trattativa che riguarda Beto, ormai addirittura da naufragio della trattativa per Veiga. Stanno lavorando per il rinnovo di Zielinski. Lo Sporting Lisbona. Lo Sport Italia Village ancora non è pronto al 100%, è pronto al 30-40%. È aperta la pizzeria, è aperto il bar, i campi da calcio, non sono ancora pronti i campi da paddle. Il ristorante apre la settimana prossima, però ho commesso un errore. Gli ho dato le chiavi. E questo veramente se ne è approfittato. Io ho detto, vai ogni tanto, vai, assaggia la pizza di Michele, assaggia la pizza di Vincenzo. E questo che ha fatto, si è trasferito a Verano e Carate Brianza, che è a 20 minuti dagli studi di Sport Italia. Ho chiesto se il Palermo avesse chiesto il giocatore Bisoli, ma la risposta è stata Bisoli rimane a Brescia. Rimane a Brescia, perfetto. Ilaria. Io invece oggi ho parlato con Guido Angelozzi, direttore Frosinone, il quale mi ha confermato un loro interesse per Solé della Juventus. Ah, Solé della Juventus. Su Pavard, come promesso, vi faremo vedere i gol del campionato primavera. Oggi la prima giornata, domani tutto il resto su Sport Italia. Naturalmente da non perdere anche il campionato saudita, torna nel weekend in Brasile, l'Argentina. Ci saranno i numeri di Alfredo Pedulla, però mi si rapisce la notte come un'idea. Quando ti senti sola, che fai dove vuoi? Rispetto all'inizio del campionato, le squadre cambiano, sono cambiati i tempi ed è anche giusto che si possa fare dei ritocchi. Ciao Chiara, chiama Tancredi, mi raccomando. Chiama lui. Chiama lui. Ilaria Bianchi, buonanotte e buon weekend. Grazie, ragazze. Buon weekend. Lunedì torna per l'ultima settimana.